Ciao Argonauti, bentornati sul canale. Oggi un breve video per mostrarvi un mega recupero che ho fatto in questi ultimi giorni, ma primi giorni dell'anno, il che se è iniziato così si prospetta un anno fruttuoso nel campo dei fumetti. Bene, ho recuperato dei volumi di una serie che desideravo tanto recuperare, che edita dalla Panini Comics negli ultimi anni, di cui avevo giusto un paio di volumi, però mi ero sempre ripromesso di recuperarla ecco, successivamente, e ho trovato un lotto veramente ad un prezzo eccezionale e non potevo rinunciare. Li ho pagati praticamente la metà del prezzo di copertina e sono praticamente nuovi, anzi alcuni erano ancora incelofanati, quindi mai aperti. E parliamo appunto della... vado a leggerlo che non mi ricordo mai qual è l'ordine. Parliamo appunto della DC Limited Collector Edition, che non sono altro graphic novel o storie importanti dell'universo DC realizzate in formato gigante. Per intenderci, non sarebbero altro, vedete, che gli equivalenti dei grandi tesori Marvel al quale la Panini Comics ci ha già abituato da quasi una decina d'anni, da molto tempo. Vi mostro qualche esempio: questo è il volume dedicato a Carnage e quello dedicato a Wolverine Arma X. Differenza è che i grandi tesori Marvel escono con delle sovraccopertine che non sono altro che dei poster giganti delle copertine originali, mentre purtroppo per la DC Edition non hanno realizzato queste sovraccoperte. Ebbene, adesso vi mostro i volumi che ho recuperato. Il primo già l'avete visto, il bellissimo Superman vs Wonder Woman. Guardate che bello, ma che dimensioni, guardate, sono enormi, cartonati. Guardate, questa è la costina e questa è la quarta di copertina. Questa è una storia degli anni 70 che fu pubblicata già all'inizio, prima della prima volta in Italia, dalla Cenisio. Realizzata da Jerry Conway ai testi e José Luis García López ai disegni. Qualcosa di eccezionale, veramente. Vi faccio vedere il compatto grafico di questi albi, che sono veramente, di questi volumi che sono veramente spettacolari, cioè il relazionale. E poi vi faccio vedere qualche tavola, perché queste sono storie stupende. Guardate che bello. Questo è il primo volume che ho recuperato. I prezzi vanno in circa, ecco, questo è prezzato 22 euro, considerate che io l'ho pagati li ho pagati praticamente la metà. Andiamo avanti con l'altro volume. Il secondo volume è JLA Terra 2 di Grant Morrison, tratto dalla gestione della JLA che veniva dalla fine degli anni 90 e poi ha svanicato negli anni 2000. E qui Morrison, con Quitely ai disegni, ci racconta la storia della JLA che si scontra con il sindacato del crimine, ovvero la versione della Justice League malvagia di Terra 2. Ecco, vi mostro qualche tavola. Altro volumazzo stupendo. Poi un'altra pietra miliare dell'universo DC Comics, Superman, che cosa è successo all'uomo del domani? Una storia particolare scritta da Alan Moore negli anni 80, in cui lo scrittore inglese gioca un po' con il nostro azzurrone e praticamente ci racconta gli ultimi giorni di Superman nel mondo. È l'ultima storia di Superman, come praticamente sarebbe l'ultima storia di Superman, ovvero la fine di Superman come l'ha vista al tempo Alan Moore. Quindi una storia fuori continuity, ma che comunque ci regala tante emozioni. Guardate che belle queste immagini di inizio e fine volume, guardate che belle queste gigantografie. E poi inutile dire, i disegni di Dave Gibbons, insomma, sono qualcosa di veramente classico ma allo stesso tempo eccezionale. Belle. Poi in questo formato acquisiscono, si amplifica la bellezza, sono meravigliose. Poi passiamo a un grande mostro dell'arte grafica del XX e XXI secolo, ovvero Alex Ross con il suo Justice League Libertà e Giustizia.
eccolo qui, altro volumazzo da 24 euro, pagato la metà, che ve lo dico a fare, Alex Ross è tutto un programma. Storie che erano state già pubblicate per la prima volta dalla Play Press in volumi sempre oversize, ma brossurati morbidi, non cartonati, che io posseggo, però in questa versione sono ancora più belli da gustare. Guardate, è bello. Continuiamo con Alex Ross, che ci regala Pace in Terra, un'opera tutta dedicata al nostro kryptoniano preferito, Superman. La storia sempre è scritta da Paul Dini. Chi conosce la serie animata di Batman conosce Paul Dini, quella degli anni 90, e Alex Ross, un mostro ai disegni, qualcosa di veramente pittorico, e opere d'arte. Poi scatastiamo la pila, perché ho fatto proseguiamo sempre con Alex Ross, questa volta dedicato al mio personaggio preferito, ovvero Batman Guerra al Crimine. Paul Dini e sempre Alex Ross, questo duo indivisibile che ci regala, che belli questi disegni, che ci regala questa breve storia, ma molto introspettiva e stupendamente disegnata, che ci butta, ci fionda praticamente nelle strade di... Guardate che tavole, pittoriche, veramente eccezionali. Ci butta nelle strade di Gotham City. Bello. E poi proseguiamo sempre con il duo ormai saldato fino alla fine, Paul Dini, sempre Alex Ross, questa volta Shazam, il potere della speranza. E questa volta tutto un volume dedicato al nostro eroe magico. Shazam, disegnato in maniera molto magistrale da Ross, guardate che bello, lui che vola via dalla roccia dell'eternità, e che ve lo dico a fare, anche in situazioni molto statiche di tranquillità i disegni sono eccezionali. Proseguiamo con questo volume, che avevo invece, è il primo che ho comprato di questa serie, che avevo già in collezione, ma forse ve l'avevo già mostrato in qualche video recupero a un video acquisti, ovvero Batman Maschera e altre leggende oscure. Questo invece è un volume molto più corposo rispetto agli altri, infatti il prezzo era 30 euro. E Brian Talbot, Dennis O'Neill, Alan Grant, insomma Mike Mignola, ci sono all'interno di questo album, il volume campeggiano tra i migliori disegnatori e autori che hanno scritto e disegnato su Batman. E sono talmente grandi che faccio fatica a inserirli, a farli entrare nella camera, nell'obiettivo. Guardate qui, la prima storia in cui esordisce Joker, storia moderna chiaramente, però questo volume eccezionale, veramente eccezionale, da non perdere. Vi faccio vedere anche Batman disegnato dal mitico Mike Mignola, ovvero il papà di Hellboy. Poi andiamo avanti con JLA, La Scala per il Paradiso, altra graphic novel che era stata pubblicata da Prepress sempre in formato oversize ma morbido, quindi solo brossurato, questa volta cartonato, tutto quanto sceneggiato da Mark Waid, con disegni eccezionali. Guardate, vi faccio vedere, guardate qui che tavola. Storia ambientata nello spazio, quindi guardate qui, insomma, veramente eccezionale. I disegnatori qui sono Brian Hitch, quindi vi dico questo, ma guardate che splash page, dice, c'è una splash page magistrale che vi voglio mostrare, c'è qualcosa di stupendo. Ma quante le tavole sono belle, cioè sarebbe da sfogliarlo tutto questo
questo volume. Si prosegue con si torna sulle storie classiche, ovvero Superboy e la legione dei supereroi, il massacro del millennio. Altra storia che è stata pubblicata dalla Cenisio, cavallo tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, storia classica, questa sceneggiata da Paul Levitz, quindi Mike Grell ai disegni. Chi conosce Freccia Verde sa chi è Mike Grell, e anche qui storie classiche, ma dal tocco classico, ma dall'attualità ancora fresca, storie che non invecchiano mai, storie belli. Prossimo volume invece che avevo già acquistato, avevo già in collezione, preso un paio di mesi fa, il quale si unisce chiaramente a tutta la pila che ho recuperato, ovvero Action Comics numero 500. Guardate che bello, bella copertina, tutto cartonato come sempre, il 500esimo traguardo della serie Action Comics nella quale esordì il nostro azzurrone nel lontano 1938, la storia della vita di Superman, ovviamente dedizione e precisione nella grafica, come sempre Panini non ci delude mai, redazionali, e poi qui troviamo Martin Pasco, Kurt Swan, insomma autori classici del nostro azzurrone, eccolo qui. Quindi vediamo proprio, c'è un excursus sulle origini del nostro Superman, e disegni molto classici. Ma che colori e che design, ragazzi, belli belli belli, veramente molto belli. E con questo volume finisce il video recuperi. Io spero che sia stato di intrattenimento, sia stato interessante. La collezione è ancora in corso, la serie è ancora in corso, e mi mancano un 3-4 volumi ancora da recuperare, di cui l'ultimo che è uscito da poco. Quindi vi terrò aggiornati sul completamento della codesta raccolta. Grazie per avermi seguito, pollice in alto, commentate, fatemi sapere che ne pensate, iscrivetevi al canale perché è totalmente gratuito, ci divertiamo e parliamo sempre solo di fumetti. No, sempre solo. Specialmente di fumetti, ma non solo. Grazie al vostro Argo e ciao alla prossima.